siamo con Maurizio Volpini, podologo, vicepresidente dell'Associazione Italiana Podologi e vicepresidente della Federazione Internazionale dei Podologi e Podoiatri. Maurizio, quest'anno ci sono importanti manifestazioni. Di solito con Senza Età raccogliamo le parti tecniche, no? Delle cure dei piedi e degli anziani, diabetici e tante altre patologie. Per esempio abbiamo parlato in passato anche di plantari e di tutte le tecniche più innovative. Però quest'anno ci porta una buona notizia, perché ci sarà una manifestazione di livello internazionale fra poco, così? Sì, dal 6 al 9 di giugno ci sarà qui a Frascati, nella mia città, l'Assemblea Generale Mondiale, un'assemblea che normalmente ci vede riuniti tutti i delegati delle nazioni iscritte alla FIP ed il board internazionale in cui andiamo a determinare quella che potrebbe essere la politica internazionale. E una delle novità che io vorrò portare quest'anno in modo abbastanza importante è quello di creare un comitato all'interno di questa FIP che riguardi l'Unione Europea, perché abbiamo necessità di uniformare la podologia, podoiatria, come la vogliamo chiamare, a livello europeo in modo uniforme. Questo lo possiamo fare soltanto attraverso la presentazione di una proposta di legge europea da presentare al Parlamento europeo, che dovrebbe essere presentata attraverso i diversi delegati delle varie nazioni, quindi con più rappresentanti a livello del Parlamento europeo. In questo modo, presentando una nuova proposta di legge, un piano di studi accurato e dedicato, credo sia possibile riuscire ad uniformare quelli che sono i paesi europei, la podologia europea, a quelli che sono gli stati più avanzati come gli Stati Uniti, l'Australia, il Sudafrica e quant'altro. E quindi questa dovrebbe essere una grossa mossa e una grossa rilevanza, anche perché a livello europeo parliamo di moltissimi partecipanti che fanno questa professione. Quindi riuscire a creare un comitato proprio che vada a studiare questo tipo di situazione e poterlo presentare al Parlamento credo che sia una delle grandi novità. L'altra è cosa importante, che in cui altri due momenti ludico, ricreativo, formativi che verranno svolti per questa assemblea, sarà una giornata dedicata alla cura delle ferite del piede, quindi del wound hygiene, quindi delle nuove tecniche per la riparazione del sudale, dove ci confronteremo a livello internazionale per vedere magari di creare dei protocolli mirati su questa situazione. E un'altra giornata che invece faremo con dei formatori internazionali delle Special Olympics del SOE, con cui cercheremo di saldare questa collaborazione attiva che ormai c'è da molti anni tra Special Olympics e la Federazione Internazionale di Podologia. E il programma Fit, quindi piedi in forma di Special Olympics, è uno dei momenti e dei programmi salute portanti l'attività di Special Olympics, che poi vede anche altre figure professionali nel loro iter durante questi programmi, perché Special Olympics vede l'inclusività e la salute dei singoli atleti per stare bene e inserirsi adeguatamente nell'iter nazionale. Ecco, quindi a quanto mi sembra di sottolineare, c'è un momento, diciamo, politico-amministrativo in cui la Federazione Internazionale, grazie a questa iniziativa italiana, tutta italiana, cerca di uniformare, diciamo così, le cure e l'importanza della podologia a livello europeo e mondiale, perché per esempio molti paesi sono più avanti di noi, alcuni molto più indietro, quindi le cure non sono dappertutto uguali. Poi c'è addirittura l'innovazione, la tecnologia, la patologia e i tipi di cura che sono nel mirino, i raggi X, chiamiamoli così, per vedere dove si può migliorare. E infine
progetti come Special Olympics di inclusione anche per chi ha disabilità e usa i piedi, non solo per il fitness ma anche per la salute. È così? Sì, ovviamente insieme a questi ci saranno anche degli altri momenti politici che dovremo affrontare in modo adeguato, tra cui avremo l'elezione di nuovi candidati per il board internazionale su alcune cariche. E ci sarà anche un'altra proposta che io sto portando avanti, è quella di creare una certificazione europea da parte della Federazione Internazionale del Podologo, quindi che la federazione certifichi la formazione di questi operatori attraverso anche della formazione internazionale che possa essere svolta e quindi messa a disposizione dei colleghi italiani ma anche dei colleghi a livello europeo, da poter poi presentare ai vari ministeri delle singole nazioni dicendo: questi sono i podologi che sono certificati e autorizzati a svolgere al meglio queste mansioni. Quindi cercare di alzare il livello professionale al massimo e ottenere dei risultati importanti non solo a livello professionale ma per la salute della collettività, anche perché il problema dei piedi, che purtroppo come qui in Italia spesso viene trascurato dalla politica, vedi che non abbiamo presenza nei LEA, non abbiamo presenza in questa situazione, diventa un problema veramente importante, ed alcune fasce deboli, tra cui l'anziano, oltre ai portatori di patologie come possono essere il diabete, l'artrite reumatoide e quant'altro, e ai ragazzi con disabilità fisica ed intellettiva, che comunque hanno delle necessità vere e importanti sui loro piedi, tanto sta che se noi non riusciamo a creare questo tipo di situazione con dei professionisti che possano dare indicazioni e curare queste persone, perché il podologo purtroppo molto spesso viene preso come quello che taglia le unghie e rimuove le ipercheratosi. Un'ipercheratosi è il sintomo di una patologia che c'è a monte, quindi dobbiamo riuscire a creare dei professionisti che siano in grado di capire quali sono le problematiche reali di salute, risolvere queste problematiche per prevenire quelle che possono essere poi complicanze importanti, come quella della caduta dell'anziano. Quindi dall'indicazione di una calzatura alla riduzione delle patologie dolorose e non del piede, per migliorare qualitativamente la vita dei nostri pazienti. Allora, dottore, io farei una cosa. Siccome noi parleremo al G7 Salute di Ancona di stili di vita per campare 100 anni, questa della figura del podologo europeo mi sembra molto importante, quindi io ti invito fino adesso a venire a parlarne, in modo che la figura del podologo sia nell'equipe sanitaria che studia la salute per vivere meglio e più a lungo. Secondo me è una situazione fondamentale ed importante per i nostri pazienti, non soltanto per i professionisti. L'appuntamento è a Frascati il 6-9 giugno, poi ne daremo resoconto e torneremo a parlarne. Ti ringrazio. A presto. A presto.